tortura, omicidio, stupro e Disney? Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 delle 10 storie di origine più scioccanti di film Disney. What's happened? Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio. Perhaps. Oh, but I have. Every single word. Per questa lista consideriamo le macabre storie dalle quali sono tratti alcuni dei film di animazione più amati di sempre da grandi e piccoli. Not so fast, because you see I do have a little leverage you might want to know about. Numero 10. Pocahontas. You know Pocahontas. She has her mother's spirit. She goes wherever the wind takes her. Pocahontas è la classica storia d'amore tra due persone che dovrebbero essere nemiche. Probabilmente saprete che Pocahontas e John Smith sono personaggi realmente esistiti, ma sapete anche che la ragazza aveva solo 10 anni quando incontrò Smith? Pocahontas. You have the most unusual name too. John Smith. Infatti, fu presa prigioniera dagli inglesi da bambina e tenuta per un riscatto. Alla fine sposò tale John Rolfe e fu mandata in Inghilterra, dove venne mostrata in pubblico come selvaggia civilizzata, per poi morire a 21 anni. Una vita fantastica, insomma. Anche se alcune fonti confermano sia stata effettivamente amica di John Smith, gli storici ritengono unanimemente che la ragazza non l'abbia anche salvato dall'esecuzione come nel bel film della Disney. If you kill him, you'll have to kill me too. Numero 9. Pinocchio. You must learn to choose between right and wrong. Right and wrong? What how will I know? Apparso per la prima volta nel romanzo italiano del XIX secolo di Collodi, è uno dei personaggi più famosi della letteratura per ragazzi. Film e libro in effetti hanno diverse cose in comune, come il naso di Pinocchio che si allunga quando dice le bugie o il povero Geppetto che viene ingoiato da un mostro marino. La cosa in cui invece differiscono è proprio il personaggio di Pinocchio. Nel libro, infatti, Pinocchio non impara assolutamente nulla dai suoi errori ed è pensato come un esempio negativo da dare ai lettori ragazzi. Now remember, Pinocchio, be a good boy and always let your conscience be your guide. Nel corso della storia, Pinocchio ammazza il grillo parlante, si brucia i piedi, fa finire in galera Geppetto, viene impiccato dal gatto e la volpe, sopravvive e finisce anche lui in galera. È la classica storia da libro per ragazzi, insomma. Yes, that happy land of carefree boys, where every day is a holiday. Numero 8. Hercules. I'm the most famous person in all of Greece. I'm an action figure. Eracle, o Ercole per gli amici dell'antica Roma, è uno dei più grandi eroi della mitologia greca e il perfetto materiale da film Disney. Il problema è che la mitologia greca era un po' più liberale in fatto di sangue e violenza rispetto alla Disney. L'allegra famigliola da mulino bianco che sono Zeus e Era nel film non è esattamente uguale a quella del mito, in effetti. E infatti Ercole non è neanche propriamente figlio di Era, per così dire. Oh, you poor thing. Is anybody there? Secondo il canone della mitologia è infatti figlio di Alcmena, donna sedotta da Zeus che da bravo porco qual è nel mito, la porta a letto mutando nell'aspetto in suo marito Anfitrione. E anche Era nella mitologia non è esattamente una gran fan di Ercole. You were willing to give your life to rescue this young woman? Nel mito infatti lo rende pazzo facendogli uccidere sua moglie e i suoi figli. Diciamo che la Disney ha stagliuzzato questa parte. Congratulations, Wonder Boy. You'll make one heck of a god. Numero 7. Le avventure di Peter Pan. There it is, Wendy. Second star to the right and straight on till morning. Peter Pan è il bambino che non vuole crescere e la Disney è riuscita in pieno a catturare lo spirito del personaggio di J.M. Barry. Ha solo tralasciato tutta quella parte della storia con morti e tentati omicidi. I see it. Me too, too. Ready? Certo, hanno lasciato la scena in cui Wendy viene quasi fatta fuori dai bimbi sperduti su ordine di Trilli, tra l'altro. Ma il combattimento tra Peter e Capitan Uncino? Beh, il vecchio capitano alla fine cade fuori bordo e viene massacrato dal coccodrillo. E sempre nel libro si dice che Peter avrebbe sfoltito i bimbi perduti quando fossero cresciuti. Che suona un po' tipo quando diventano grandi li ammazza? Ok, Peter, vecchio psicopatico del c***o. Oh, ma
Father, we're back. Back? All except the Lost Boys. They weren't quite ready. Lost Boys? Ready? Numero 6. Red e Toby, nemici amici. I'll see you tomorrow. And don't forget. I won't. Hey! Ecco la vostra storia standard d'amicizia in cui i personaggi sono istruiti a odiarsi. Red e Toby, nemici amici, è un bel film Disney che vi fa vedere quanto l'amicizia sia più forte di tutto, anche dell'istinto. Copper, you're my very best friend. And you're mine too, Todd. And we'll always be friends forever, won't we? Yeah, forever. Ecco però, la versione originale della storia di Pim Hennix non ha esattamente lo stesso messaggio. Nel libro la volpe Red fa morire il vecchio fiuto e viene poi inseguita dal cacciatore e Toby. Don't lose him. Red cerca di farsi una famiglia per due volte, ma in entrambi i casi le famiglie sono uccise dal cacciatore, una volta persino col gas. Alla fine Red, inseguito all'infinito da Toby, muore per sfinimento. Poi il cacciatore diventa alcolizzato e alla fine spara Toby, la vostra favola della buonanotte. Numero 5. Cenerentola. You clumsy little fool. Pubblicata in origine da Giambattista Basile e basata su vari racconti popolari, la storia di Cenerentola fu poi ripresa da Charles Perrault, la cui versione ispirò poi il capolavoro Disney. Oh my goodness. What's the matter? It's midnight. Yes. So it is, but why? Goodbye. Parte culturale finita, passiamo alla violenza. Anche questa favola fu preda dei due fratelli Grimm. Nella loro versione Cenerentola perde la scarpetta poi trovata dal principe che parte a cercarla. The Grand Duke. He's been hunting all night. Hunting? For that girl, the one who lost her slipper at the ball last night. Il fatto è che nella speranza di ingannare il principe le due sorellastre si tagliano una l'alluce e una il tallone per far calzare la scarpetta. Careful, my toe! Darling, I know! E a causa della loro cattiveria ingannevoli, i loro occhi vengono spappolati da degli uccelli. But you see, I have the other slipper. C'è anche una versione particolare di Cenerentola tipica dell'Iran e dei paesi arabi, in cui la ragazza ammazza la matrigna per liberare suo padre. Diciamo che la Disney è andata sul politicamente corretto. Just because it's what's done doesn't mean it's what should be done. Numero 4. Biancaneve e i sette nani. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Oh, qui le cose iniziano a diventare davvero splatter. Nella storia originale dei fratelli Grimm, ovviamente, la regina è un po' più cattiva di quella del film. Cerca infatti di assassinare Biancaneve per tre volte, una delle quali stringendole il corsetto fino a farla svenire e un'altra pettinandola con un pettine avvelenato. Come nel film d'animazione, Biancaneve mangia anche la mela avvelenata e viene poi salvata dal principe, ma non con un bel bacio come credete. Semplicemente il ragazzo smuove la bara di Biancaneve facendole sputare la mela avvelenata. Romantico. Oh, they do look delicious. Yes, but wait till you taste one, dearie. E nel finale, degno del trono di spade, la coppia di sposi invita la regina al matrimonio per poi farla ballare con delle scarpette di ferro bollenti fino a farla morire. Cosa? Numero 3. Il gobbo di Notre Dame. You, gypsy girl, get down at once. Yes, your honor. Just as soon as I free this poor creature. La storia originale fu scritta da Victor Hugo, lo stesso tipo che ha scritto I Miserabili, quindi potete immaginare che genere di tragedia sia anche il gobbo. Nella versione di Hugo l'unica cosa positiva è che all'inizio Frollo salva Quasimodo al posto di tentare di ucciderlo. Da qui però è tutta una discesa completamente folle. Frollo, che è innamorato di Esmeralda, che tra l'altro ha solo 16 anni, la fa rapire da Quasimodo. Frollo poi la incastra per la morte di Febo, che tra l'altro non è neanche morto per davvero. Quasimodo prova a liberare Esmeralda, ma alla fine è Frollo a offrirsi di farlo in cambio di una notte passata con lui. Ok? What are you doing? I was just imagining a rope around that beautiful neck.
Lei ovviamente si rifiuta e viene impiccata, cosa che fa incazzare come una faina Quasimodo, che quindi ammazza Frollo buttandolo giù dalla cima di Notre Dame. Ucciso Frollo si stende accanto a Esmeralda e muore. Fine. How dare you defy me? Numero 2, la sirenetta. I've never seen a human this close before. Oh. He's very handsome, isn't he? La versione originale di Hans Anders e nella versione della Disney hanno alcune cose in comune. In entrambe abbiamo una sirenetta che si innamora di un principe dopo averlo salvato dall'affogare e dopo un patto con il mare riceve delle gambe in cambio della sua voce. My voice? You've got it, sweet cakes. No more talking, singing, zip. Ecco, fine delle somiglianze. Nella versione di Anders è più simile a Hostel, che ha una fiaba a ogni passo la fa soffrire come se camminasse su dei pezzi di vetro. Inoltre il patto la costringe a far innamorare il principe di lei o morirà. Ma visto che non può parlare, diciamo che farlo non è una cosa molto semplice. Il principe ovviamente si sposa un'altra e alla poveretta è offerta la possibilità di ritornare una sirena se lo uccide. La sirenetta non riesce a farlo e si suicida. Wish I could be part of that world. Numero 1. La bella addormentata nel bosco. Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Tutte le favole della top 10 erano horror, ma con questa non c'è gara. Nata da diversi racconti popolari, è stata rimaneggiata da nostre vecchie conoscenze come Giambattista Basile, Charles Perrault, i fratelli Grimm. E alcune versioni sono una cosa che neanche immaginate. You poor simple fools, thinking you could defeat me, me! La Disney ha adattato a film la storia di Perrault, però è difficile ignorare i dettagli dark della versione di Basile. La protagonista Talia cade in uno stato comatoso quando del filo di lino le finisce sotto un'unghia. Un re scopre poi la bella addormentata e, non riuscendo a svegliarla, la violenta e l'abbandona. Dal rapporto nascono due gemelli, uno dei quali succhia via il lino dal dito, risvegliandola. La moglie del re, ovviamente, cerca di vendicarsi del tradimento tentando di macinare i gemelli per dargli da mangiare al re. Fortunatamente fallisce e viene bruciata sul rogo. Il re quindi sposa Talia e tutti vissero felici e contenti. Sì, più o meno. D'accordo con la nostra lista? Quali altri racconti originali iperviolenti conoscete? Per altre fantastiche top 10 pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a Watchmojo Italia. Life's full of tough choices, isn't it?